Per sostenere il popolo palestinese oppresso e trucidato da un anno di guerra e per protestare contro i decreti legge sicurezza 1660 del governo Meloni, sono scesi in piazza in almeno 400-500 persone a massa nonostante la pioggia, una mobilitazione annunciata 2 settimane fa quando i pullman dei militanti apuani e versiliesi erano stati fermati alle porte di Roma dalla polizia, impedendo loro di partecipare alla grande manifestazione pro-palestina nella capitale. A sfilare in corteo nelle strade del centro storico, da Via del Bastione fino a Piazza Aranci e ritorno, numerose sigle antifasciste e associazioni della sinistra antagonista da tutta massa, da Carrara, ma anche dalla Versilia e Viareggio. Gli ultimi provvedimenti governativi, secondo i manifestanti, sarebbero un bavaglio al dissenso. Che bisognerebbe rispondere al fuoco quando i soldati israeliani colpiscono gli agenti dell'ONU. Piuttosto bisognerebbe pensare a fare delle sanzioni contro il governo di Netanyahu, così come hanno fatto le sanzioni in Russia. Se vogliono la de-escalation dovrebbero fare le sanzioni anche contro il governo israeliano. Se non lo fanno è solo perché stanno menando il can per l'aia. Pensiamo al fatto che sono previsti 2 anni di carcere per i lavoratori che protestano, che fanno blocchi stradali o davanti ai cancelli delle fabbriche. E questa è un'arma nelle mani dei padroni, in un periodo in cui è in corso lo smantellamento produttivo del nostro paese e non sarà possibile occupare una strada per chiedere un tavolo o dotarsi di tutti quegli strumenti storici che appartengono alla classe operaia. In piazza anche gli attivisti della Casa Rossa Occupata, finita sotto sgombero in questi giorni. Non ci facciamo intimidire da queste azioni, hanno dichiarato. Nel mirino è finito anche il sindaco leghista Francesco Persiani, aspramente criticato per aver esposto nel suo ufficio, anche nei mesi scorsi, la bandiera di Israele. Siamo stati attaccati nei giorni scorsi per i cortei che portiamo avanti, appunto, pro-Palestina nel nostro paese, come antisemiti. Respingiamo le accuse al mittente, noi non siamo assolutamente antisemiti, come viene appunto descritto anche da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, anche del nostro comune. Noi siamo contro il sionismo, che è un'operazione violenta e coloniale. Gli antisemiti forse Fratelli d'Italia li dovrebbe cercare dentro il suo partito.